buon pomeriggio a tutte le amiche e a tutti gli amici di Radio.9. Sono felice di potervi parlare anche oggi, perché Alessandro Montano aveva minacciato di tenermi chiuso il microfono. Rimpiango di non averlo fatto. Rimpiango di non averlo fatto. Un infame. Buongiorno. Sei buongiorno, un infame, Marco Giordano, sei. Alle amiche e amici di Radio Punto Nuovo. 380 127 2000. Avrei dovuto chiuderlo, sì o no? Dateci la vostra risposta. E se me lo alzi anche un po' il volume, te ne sono molto grato. Detto questo, tra un attimo arriverà l'incommensurabile Umberto Chiariello. È bellissimo, cioè, ragazzi, chi di voi non trova fantastico Umberto Chiariello? Dai, anzi, 380 127 2000 oggi, grandi temi per i messaggi. Trovate anche voi fantastico Umberto Chiariello. Un aggettivo per Umberto. Vabbè, si scherza, dai, che si parla di calcio. Ieri sono per un fuori calendari. Napoli-Venezia, la prima giornata. Per ciò che riguarda gli azzurri, una prima giornata che evidentemente sarà scandita non da tantissimi big match. Anzi, il primo big match c'è alla terza, c'è Napoli-Juve. Alla terza c'è Napoli, Juve, Napoli, la prima proprio delle squadre che evidentemente affronterà un big match, lo affronterà contro la Juventus, quindi roba mica da ridere. E allora andiamo subito, a proposito di Venezia, ad accogliere con immenso piacere lo special advisor nonché membro del consiglio di amministrazione del club lagunare, Andrea Carnidanetti. Dottore, buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno a lei, grazie. E allora, dottore, esordio al Diego Armando Maradona, mica male. Beh sì, per noi è un salto triplo, ovviamente siamo fieri e lusingati di fare questo esordio. Vediamo un po' Napoli come una delle grandi squadre del campionato di Serie A e vediamo la città di Napoli come una delle grandi città del nostro paese. Per cui da questo punto di vista, dal punto di vista, come dire, abbiamo due grandi città a confronto e due squadre ovviamente che partono con presupposti e obiettivi completamente diversi. Comunque un bellissimo esordio. Un esordio che sarà anche uno sliding doors particolare per Luciano Spalletti, che anche a Venezia ha vissuto una tappa fondamentale della crescita come tecnico, che poi l'ha portato ad essere uno dei più affermati a livello italiano e non solo, dottore. Eh sì, un grande tecnico, un grande percorso, una grande carriera, per cui auguro a Spalletti, alla squadra, di vivere una stagione importante come quella che ha vissuto negli ultimi anni e di trovare quel successo e quegli obiettivi che merita e che da tanto tempo sta cercando in qualche modo di costruire in maniera sempre più convincente. Senta, dottore, a proposito invece del vostro stadio, del Penso, come stanno le cose? Cioè, quando riuscirete ad essere protagonisti in Serie A in casa vostra? Noi stiamo lavorando intensamente perché questo avvenga fin dalla prima partita in casa, che a questo punto è la quarta di campionato, perché sì. Questo strano calendario ci ha... Noi in verità avevamo chiesto di giocare fuori le prime due proprio per allargare il tempo di disponibilità per il rifacimento dello stadio. Poi si è aggiunta una terza partita e quindi adesso noi giocheremo il 19, la prima partita in casa con la Spezia. Quindi contiamo di farcela, contiamo di regalare ai nostri tifosi la possibilità di rivedere la Serie A nel proprio stadio, perché sarebbe, come dire, un'impresa che si aggiunge a quella che l'anno scorso la squadra ha compiuto nell'andare in Serie A. Alessandro Montano, per un'ultima domanda al dottor Cardinaletti. Alessandro. Sì, perché vedremo all'opera in Serie A un allenatore come Zanetti, che in Serie B ha fatto veramente molto bene, ha dato anche un'idea di calcio diversa a quella che è la realtà lagunare. Il Venezia lo scorso anno veniva data nelle griglie di partenza addirittura per non retrocedere nella lotta, per non rientrare nei play-out. Se si aspetta, dottor Cardinaletti, anche un cammino da underdog in Serie A? No, diciamo, noi ci aspettiamo che continui il percorso che la società ha iniziato un anno e mezzo fa. Questo percorso ovviamente il mister è una pedina fondamentale, ma lo è in funzione anche della sua capacità di
lavorare bene con il gruppo, di lavorare bene con la città, con la società. Quindi diciamo che questo successo è arrivato prima di quanto si potesse immaginare, ma non è un caso dal punto di vista proprio del merito dell'azione della società, del gruppo, perché c'è un lavoro di squadra fatto in maniera molto puntuale e ovviamente il mister, l'allenatore, è una figura fondamentale, tanto è vero che il primo passo fondamentale verso il futuro è stata la sua riconferma con un anche allungamento del rapporto, perché diciamo il progetto possa andare avanti in questa forma e con i protagonisti che in qualche modo lo hanno disegnato fin dall'inizio. Dottore, per salutarla, sappiamo che ha anche un volo, quindi non le strappo troppo tempo, ma un giocatore dal Napoli, ad esempio un talentuoso come Onas, le piacerebbe nel suo Venezia? Guardi, noi ovviamente sì, come ce ne sono tanti altri, ovviamente siamo abituati ad essere molto fieri e orgogliosi dei nostri giocatori e di farli sentire importanti, e quindi non abbiamo desideri particolari che non quelli di riuscire a ripetere una stagione fatta di relazioni, di rapporti e di successi. E quindi vi ringrazio molto per avermi interpellato, siamo molto contenti di fare questa prima esperienza, di iniziare il campionato in una società, in una città così importante. E l'appuntamento è per il 21 agosto a Napoli. Sì. Buon lavoro a lei, grazie. Al dottor Cardinaletti, membro del CDA del Venezia, che insomma ci ha dato anche qualche spunto in ottica mercato. Secondo me Onas, da tutte le medio piccole, sarà uno dei calciatori più richiesti, più, come dire, coccolati, anche perché il Napoli non so se lo cede in prestito ancora una volta, se lo vuol dare a titolo definitivo. Boh, staremo a vedere quello che succederà in quest'ottica. È ovvio che tutta la prima giornata di campionato, adesso dopo soprattutto la scorpacciata di calcio che si è fatta con la vittoria dell'Europeo da parte dell'Italia, diventa ancora più frizzante. Per l'altra campana, la Salernitana, c'è l'esordio contro il Bologna, Cagliari Spezia, Empoli Lazio, quindi con il buon Sarri che torna immediatamente nella sua Empoli, Verona Sassuolo, l'Inter vincitrice dello scudetto che riparte da Simone Inzaghi, e dal Genoa che ha preso Sirigu, che a differenza di quello che si è sentito forse con troppa faciloneria negli ultimi tempi, non è venuto a Napoli a fare il secondo, ma è andato al Genoa a fare il primo. Roma-Fiorentina, primo scontro molto importante, Mourinho riparte proprio dalla Fiorentina con la sua Roma, Sampdoria-Milan. Torino-Atalanta, che testa subito le ambizioni e di Juric da un lato e dell'Atalanta dall'altro, e poi Udinese-Juventus. Allora, Umberto Chiariello, buon pomeriggio. A te, a tutti voi. Eccoci anche con Giancarlo Padovan, direttore, ciao. Ciao, buongiorno, ciao Umberto, ciao Marco. Direttore, ti piace il campionato asimmetrico? Ti piace? Francamente no. Però sapevo che da alcuni anni lo fanno in Inghilterra, lo fanno in Spagna, lo fanno in tante nazioni, e quindi voglio dire, ci arriviamo. Non mi piace perché purtroppo, per fortuna, sono legato alla tradizione. La tradizione diceva che dopo l'andata c'è un ritorno a partite, le stesse gare invertite, cioè con i padroni di casa che giocavano fuori e viceversa. Però andiamo a fare anche questa sperimentazione. Io non credo che cambierà tanto, ma forse a noi che siamo dietrologi, nel corso del campionato potremmo anche vedere cosa sarebbe venuto fuori se il campionato non fosse stato a 6 mesi. Mi spiego, certe partite non ci sarebbero state, e forse neanche certe soluzioni ci sarebbero state
se il campionato non fosse stato asimmetrico, ma è un discorso prematuro questo, che vedremo più avanti, ma in ogni caso, come dire, conforta sempre più l'opinione di quelli che dicono che prima o poi bisogna incontrarle tutte. Ed è una banalità, ma è una banalità che assume una sua concretezza. Allora, poco prima che vi collegaste entrambi, abbiamo avuto il piacere di avere con noi Andrea Cardinaletti, che è membro del CDA del Venezia, dirigente di tante squadre anche in passato. Ha detto che per il Venezia è un salto triplo quello di esordire al Maradona contro una delle squadre più forti, evidentemente, d'Italia, una delle città più belle d'Italia, e l'ha accomunata a Venezia. Gli piacerebbe avere Onas al Venezia, a chi non piacerebbe avere un calciatore come Onas? E poi, parlando proprio delle strutture, segmento nel quale nel Venezia Cardinaletti è protagonista, ha detto che per il 19 settembre puntano ad avere lo stadio, diciamo, con i tifosi. Per la partita interna contro lo Spezia, la prima casalinga, caro Chiariello, vuoi dare Onas al Venezia, e soprattutto che esordio è per il Napoli? Molto comodo, molto agevole, perché se non batti il Venezia, che è uno dei fanalini di coda della Serie A e che lotterà con non so quante chance di salvezza, se consideriamo le statistiche che dicono che le squadre neopromosse al 90% e più retrocedono, e quindi è l'avvio più morbido che si possa pensare sulla carta. Poi dopo Napoli-Verona, sulla carta è carta straccia. A proposito, invece, torno da Giancarlo e faccio di nuovo il nostalgico, il tulfo nel passato guardando al futuro. Gravina sta spingendo forte sulla Lega Serie A per dire: oh, voi dovete far presto, dovete mettere in piedi questa riforma entro il 2024, ma se possibile anche prima, quindi addirittura già dalla prossima stagione, la 2022-2023, il campionato di Serie A dovrebbe prevedere 18 squadre e 4, 6 o 8 squadre impegnate nei playoff scudetto, nei playoff scudetto, e un numero limitato di squadre, 2/4, per le retrocessioni, per i play out, e quindi per la zona di retrocessione. È questa un'innovazione necessaria, Giancarlo, secondo te? Poi voglio sapere anche il parere di Umberto, anche perché ormai ci siamo, la Serie A ha detto che la farà sta riforma, oggi si riuniscono per questo. Sì, però io non credo ai presidenti della Serie A né al presidente della Lega di Serie A, e quindi hanno detto che la faranno, ma non la faranno. Perché non la faranno? Perché quale squadra voterà per ridurre il numero delle partite, cioè delle squadre presenti da 20 a 18? Fino a quando ci sono 20 società in Serie A, non ci sarà quasi nessuno, non dico nessuno, che voterà per ridurre. Dopodiché la riforma preannunciata da Gravina, secondo me, è buona, giusta, innovativa, allarga la possibilità a più squadre di vincere lo scudetto, allarga la possibilità a più squadre di salvarsi. Io la trovo buona come idea e ritengo che sia percorribile. Però non credo che questo sia il pensiero dei presidenti della Serie A. Umberto, che ne pensi? Che la federazione non ha la forza di imporre alla Lega nulla, e quindi sarà ancora una volta tabula rasa, non se ne farà nulla, anche se ha ragione De Laurentiis quando dice: volete soldi, cercate sempre soldi, UEFA, FIFA, moltiplicate le manifestazioni, però poi i campionati rimangono sempre per come sono, gli impegni sono troppi, allora vogliamo fare tutte queste manifestazioni, dobbiamo ridurre la Serie A in maniera omogenea, lui dice a 16 squadre, che non avrebbe neanche torto, io sarei per le 16 squadre con 8 ai playoff e 8 ai playout, punto e basta, ma questa non è assolutamente la volontà dei presidenti, quindi finché comanda la Lega e comanderà sempre la Lega, non accadrà nulla. Giancarlo, ti piace l'idea di Umberto? Così ti saluto. Bella, semplice, avvincente, che assicura un campionato vero per tutti dall'inizio alla fine. Poi 16 squadre forse è il format più adatto per trovare più spazio anche per le altre manifestazioni.
Grazie Giancarlo, ti abbraccio, a presto. Grazie a voi, ciao. Un ciao, saluto, un saluto, un saluto a Giancarlo Padovan. Allora, ciao, ciao. Mi senti? Mi senti? Umbe, ci sei? Sono qua, sono qua. Claudio Russo, che è un noto cialtrone, come ben sai. Ancora. È un noto cialtrone. Ma no, smetti. È un noto cialtrone. Ti propone, no, mi ha detto, puoi porre questa domanda ad Umberto. Claudio, dimmi. Ma ha scritto: ma se Messi si taglia lo stipendio del 50%, perché si deve parlare di un rinnovo di Insigne a cifre diverse? I tempi non sono uguali per tutti? Allora, è una provocazione, perché è evidente che la sta buttando sulla provocazione anche Claudio, al pari mio, tuo, è un bel provocatore. Però secondo te quello che è successo a Messi... Devo dire che Claudio sta su una brutta strada. Sì, vabbè. Secondo te questo non va bene. Sì. Non va bene. Claudio, riprenditi per cortesia. È una provocazione che non ci sta. Perché voi sapete quanto guadagnava Messi prima di andare in scadenza? Lasciamo perdere. E sapete questa metà quant'è? 19 milioni. Beh, netti. Netti. E sapete quanti anni ha Messi? È un 87, 4 anni più di Insigne. Che a quell'età sono tantissimo. E sapete per quanti anni prenderà 19 milioni netti? Per 5 anni. Cioè praticamente questo si è alzato a 34 anni abbondanti, si è alzato 100 milioni netti. La pensione dorata, che poi sarebbe uno che da 34 a 38 anni, a 39 anni, cioè secondo voi Messi fa Messi fino a 39 anni, cioè questo si è garantito 100 milioni da 34 a 39 anni. E minimamente genio. Accostabile questo ragionamento a Insigne, che invece è paragonabile a Mertens e Çalhanoğlu? Le compatibilità, i paragoni vanno fatti in maniera omogenea. Quindi, sei d'accordo con me? Allora, Messi, se non avesse fatto questo accordo, il Barcellona non lo avrebbe potuto tenere, perché ha dei tetti salariali da rispettare. Quindi questo era bere o affogare. Io per 100 milioni mi affogo tutta la vita. Allora fammi dire una cosa, 13:45 avremo con noi l'avvocato Enrico Lubrano, anche legale del Napoli in diverse circostanze, perché per due squadre campane e per altre squadre è arrivata una brutta notizia. Il Consiglio federale ha confermato in blocco le bocciature poste dalla Covisoc, quindi Chievo, Carpi, Casertana, Novara, Paganese e San Benedettese, quindi anche due squadre campane, non sono iscritte ai prossimi campionati. Il prossimo step è il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI. 13:45 approfondiremo il tema perché è interessante. Subito dopo invece lo Stop and Go, edito nuovo evidentemente di Umberto, e poi avremo con noi l'allenatore della Juve Stabia, che invece ha un senso molto particolare contattare. Nella giornata di oggi non vi svelo altro, pochi secondi e ripartiamo. Oh, e allora andiamo subito con quelle che sono le considerazioni di Umberto legate al momento del calcio nazionale. L'edito nuovo, il punto sul calcio italiano di Umberto Chiariello. È uscito il calendario, il famoso calendario asimmetrico, nel senso che non c'è simmetria tra giorni d'andata e giorni di ritorno, per cui se incontri la terza una squadra non te la ritrovi su campo invertito alla terza di ritorno. C'è un sorteggio per l'andata e uno per il ritorno. Coincidenza ha voluto che il Napoli chiudesse con lo Spezia all'andata e chiudesse con lo Spezia al ritorno, ma è appunto una coincidenza. Ed è un calendario con pochi vincoli. Le premesse sono tutte dichiarate dalla Lega Calcio nel suo comunicato. Da chi si evince che si parte subito, pronti via, e alla terza giornata il Napoli va al max, perché si trova a giocare contro la Juventus di Max Allegri. Ma la prima giornata è comoda per tutte, morbida. La Salernitana dopo 23 anni torna a Bologna in Serie A, ma la prima in casa si becca la Roma di Mourinho. In questa fase affrontare le neopromosse non è un vantaggio, è uno svantaggio. Il Napoli prende Venezia, comodo come
atto di partenza. La Roma va a Salerno, comodo come prima trasferta, ma c'è uno svantaggio in questo, che se tu prendi queste squadre a campionato in corso e a equilibri consolidati, un Venezia, una Salernitana dovessero stare sul fondo della classifica, avrebbero una dimensione di sé, un'autostima, un morale totalmente diverso. A inizio campionato invece hanno morale alto, non sanno ancora qual è la loro vera dimensione e magari fanno una preparazione a sprombattuto maggiore rispetto alle squadre più importanti, perché non hanno coppe, non, devono partire a razzo per cercare di prendere entusiasmo, e quindi incontrare le neopromosse all'inizio è uno svantaggio, non un vantaggio rispetto a quello che è il prosieguo, è un vantaggio rispetto al fatto che parti con squadre più abbordabili, ma sono meno abbordabili di quanto lo sarebbero dopo. Gli scontri diretti all'inizio, conviene o non conviene? L'anno scorso facemmo lo stesso ragionamento, saltò Juventus-Napoli, poi il recupero fu fatto da dopo tanti, tanti mesi, la Juve vinse. Ma a volte averli subito gli scontri diretti può avvantaggiare la squadra che pensa di partire sprombattuto. Quanti nazionali ha la Juventus in giro per le vacanze ritardate? Quanti ne ha il Napoli? Tanti. Quasi tutte le squadre di vertice partiranno in grande ritardo di preparazione, perché solamente ad agosto troveranno i loro giocatori principali. Il ritiro di luglio sarà terreno fertile per vedere qualche primavera, qualche riserva, qualche prestito, cose così. Tant'è vero che nel ritiro del Napoli ci sta un 2004, c'è un portiere 2003 che avranno l'occasione di far parlare di sé almeno per un giorno. Quindi il calendario adesso non è giudicabile. Se andiamo a guardare le cose di casa nostra, la Salernitana si sa che non può pensare di credere che siano partite facili. Per la Salernitana sono tutte difficili. Bologna, che è una trasferta abbordabile, per la Salernitana è difficile. Torino è difficile. Già la terza giornata potrebbe essere perfino uno scontro diretto non compreso. Poi c'ha in casa le prime due partite in casa, becca Roma e Atalanta, e insomma è dura. Il Napoli invece, tolta la Juve, sulle prime 9 giornate non ha grandi avversari. E se guardate alla fine del campionato, nelle ultime 5 giornate il Napoli ha un percorso morbido, ma ho pudore a dire queste cose, perché dopo Napoli-Verona c'è una partita che si può definire sulla carta facile? Ripeto, ormai da quel giorno non tutto sarà come prima, anzi più niente, e la carta diventa carta straccia. Oh, allora, caro Chiariello, c'è un tuo amico al telefono, se ancora vuol confessarsi tale, che da qualche giorno è diventato anche il tecnico della Juve Stabia, Walter Novellino. Buon pomeriggio, mister! Ciao, buon pomeriggio a tutti. Oh, allora, qui c'è Chiariello che appena ha visto che il Napoli appena ha visto che il Napoli affrontava il Venezia, ha detto: no, voglio Novellino, ti prego, portami Walter in diretta. Eccoci qua, ci siamo. Mister, eccomi. E allora, te la faccio io la prima. Oh, bella, no? Napoli-Venezia, tanta roba. Bella, visitare Venezia è bella, speriamo che sia una visita bella. No, la prima è a Napoli. Ah, a Napoli, allora va bene, perché... Però è una neopromossa che ha fatto un grandissimo campionato. Ha riconfermato, mi sembra, un po' tutti. È una squadra che... Paolo Zanetti, che anche l'ho avuto come a Torino come centrocampista, ha fatto un grandissimo lavoro. È chiaro, il Napoli è una squadra che spaventa, no? Spaventa inizialmente, una squadra, una neopromossa, però quando si era sui 110 per 65, 66 largo, cambia un po' tutto, ecco. È un Napoli che invece che ambizioni può nutrire se dovesse riuscire a mantenere quasi per intero l'organico e soprattutto con Spalletti alla guida, mister?
Beh, io credo che il Napoli deve cercare di confermare un po' tutti, no? Perché secondo me hanno fatto un grandissimo campionato, al di là degli infortuni, del Covid, che sappiamo tutti, no? Cosa sia, che è successo. È ovvio che Spalletti ha tanta rabbia calcisticamente parlando, la voglia di rientrare, la voglia di far bene. Ha una strada un po' molto spianata, perché Gattuso ha fatto un grande lavoro. Ultimamente giocava anche un 4-2-3-1 dove i giocatori sono già abituati. È chiaro che Luciano porterà le sue idee, porterà la sua voglia, la sua determinazione, la sua grandissima esperienza che ha. Credo che Napoli possa fare un grandissimo campionato, perché io credo che De Laurentiis voglia far bene, voglia confermare. Ecco, mi spiace adesso che Insigne ha fatto un grande europeo, che secondo me merita una conferma, ecco, una conferma di un prolungamento del contratto. Sono convinto che poi alla fine tutto si sistema, però penso che il Napoli è una squadra che farà sicuramente un grande campionato. Ma anche per lottare per lo scudetto, mister? Ma perché no? Io sono convinto di sì, perché se rimangono gli uomini ci sono, la città c'è, l'allenatore ha tanta roba, tanta roba, c'è tanta voglia, c'è tanto. Porta la sua grandissima esperienza, che è stato in giro, poi a Milano ha fatto benissimo con l'Inter. Io sono convinto che Napoli possa ambire, perché d'altronde l'anno scorso l'ha sfiorata, ma con tutti gli infortuni e quello che è successo, io sono convinto che possa lottare per il campionato. E allora, Chiariello, dove sei? Ci sei? Eccolo. Sono qua, ascoltavo. Mister, ma lei riparte sempre dal 4-4-2 suo classico a Castellammare? No, anche un 4-2-3-1. Ah. Sempre poi alla fine, sempre quello, che è la fase difensiva. Sì, sempre 4-4-2, ovviamente. La punta diventa sottopunta e quindi fondamentalmente Allora perché non fai l'allenatore tu? Non mi sarebbe dispiaciuto, dico la verità. Io però adesso abbasso anche un centrale di centrocampo a fare il terzo contro una squadra che gioca con due attaccanti. Sono migliorato, Aspita. ma che sfida, che sfida è per lei, mister Castellammare? Guarda, credimi, grandissima, mi piace la gente, mi piace il pubblico. Castellammare mi ha sempre dato, sai, una persona che la sente, si possa fare qualcosa di importante. È chiaro che dobbiamo puntare sui giovani, però il baricentro deve essere forte, insomma. Io credo che la famiglia Langella voglia far bene, credo che i direttori vogliono far bene, speriamo che riescono a trovare quei giocatori che per me sono importanti, ecco. Umberto. No, allora Castellammare. Aspetta, che è cascata la linea, caspita, peccato, però è sempre stuzzicante parlare con allenatore di lungo corso. Ricordiamoci una cosa, ora non ho le statistiche sotto mano. Vai. Ma credo che lui sia tra gli allenatori più vincenti di Serie B della storia. Penso proprio. Se non ricordo male, ha vinto 4 campionati di B, e di cui uno col Napoli, che non è roba da poco. Adesso glielo chiediamo. Mister, nel senso di promozioni. Quanti campionati di B hai vinto, mister? Quante volte sei stato promosso? Quattro campionati di B. Quattro campionati. Quindi ricordavo bene. E due di C. E uno me l'hanno tolto a Ravenna, perché vincevamo anche lì il campionato dalla B a andare in Serie A, perché abbiamo perso 2 punti. Abbiamo perso 2 punti per un sasso tirato dai nostri tifosi al portiere che non l'ha toccato, però si è finto. Senti, mister, a proposito invece del Venezia, per te ovviamente la Laguna è una cosa importante, è un pezzo di cuore.
Mi dici come stai percependo la costruzione della squadra di Zanetti? Prima mi hai detto sì, è sicuramente una squadra. Sono ancora arrabbiato col mister su Venezia. Perché? E perché lui dopo Venezia venne a Napoli, ma sbagliò a portarsi portiere, invece di prendersi da Ibi si prese Bandieri. Mamma mia, no, io ho passato 2 anni straordinari a Venezia, veramente. Noi però eravamo già, siamo con Gianni Di Marzio, che ha fatto una grandissima squadra. Siamo partiti per vincere il campionato e lui ha saputo scegliere alcuni giocatori importanti come Svok, tanti come Iachini, come Scarafone, tantissimi. Il Venezia invece quest'anno era partito per, tra virgolette, per fare un ottimo campionato e salvarci. Io dico che hanno puntato su dei giovani, no? Che non si conoscevano, che poi piano piano Paolo ha saputo crescere. Io penso che sia un ritorno importante di Venezia, un po' per tutto, anche per il mondo intero, conoscere Venezia, lo conoscono tutti, ma calcisticamente parlando penso che Venezia è un po' particolare, perché allo stadio si va con la barca, non so se si gioca ancora al penso, sicuramente sì, perché sto seguendo un po' il Venezia, lo stanno sistemando, società è seria, sana, è ovvio che il campionato serve la qualità e sono convinto che sia Paolino Poggi, che è un grande amico, è stato il mio giocatore e fa il direttore generale, sono convinto che faranno bene, insomma, anche se onestamente il campionato di Serie A oggi era un buon attaccante, Zanetti era un ottimo centrocampista, si vedeva già che era allenatore in campo, no? Credo che su Zanetti sì, avrebbe puntato, sì, come tecnico. Ma poi aveva gran carattere, sì, gran carattere. Poi ti devo dire la verità, guarda, l'hanno mandato via da Ascoli, che non meritava andare via. Poi ha scelto Venezia, ero convinto che poteva far bene, perché Venezia è una piazza molto serena, ti fanno lavorare. E sono stato contento che ha raggiunto un traguardo importante. Poi ha gran carattere come squadra e ha preso tutto dall'allenatore, credo. Comunque mi raccomando, parla bene del Venezia, mister, perché io sono ultra del Venezia e quindi se hai a che fare con ultra. Ma no, non bisogna che io parli bene di Venezia, perché Venezia per me è stata una tappa fondamentale, come Napoli è una tappa non fondamentale, straordinaria, insieme anche alla Sampdoria, Genova, la Sampdoria sono squadre che li porti nel cuore, capito? Cioè, sto dicendo, dopo Napoli, che siamo napoletani a tutto tondo, il caso mio tondo assai. Ma io non lo so se cuore... sei napoletano tu. Hai voglia. Tra napoletano e famiglia napoletana. Sei come me. Esatto. Sei come me, io sono di Montemarano. Ecco, tra le altre cose. Lo so, a proposito, mister, consentimi. Il punto qual è? Che Venezia è la città universale mondiale e io, avendo un amico conte veneziano, ultra del Venezia, mi ha portato al penso con la sciarpa al collo del Venezia e mi ha scritto unico napoletano nel circolo ultra dei nobili veneziani. Bene, però, grande. Bello. Però a proposito di origini irpine, caro mister, da Dino Manganiello e da tutta la nostra redazione irpina di Radio.Novo ti arriva un fortissimo abbraccio e saluto. Mi dicono anche che tu andavi a vedere le partite di calcetto. Ma è così? Sì. Fantastico. Tutto. Fantastico. Anche con Avellino sei rimasto molto legato, ovviamente. Ma molto legato. Beh, a me sono le mie città, insomma, ecco. E spero adesso di far bene vicino a voi alla grande. Sono convinto che ho tanta voglia di allenare, capito? Spero che la mia società. A proposito, ma quando parte la stagione squadra con la Juve Stabia? Dovremmo partire il 22. E l'ambizione qual è? L'ambizione è quella di far bene, di arrivare ai playoff, di lanciare tanti ragazzi giovani. Perché ci sono giovani di squadre di Serie A importanti ancora del 2001-2002. Speriamo che i miei direttori lavorano bene su questo, ecco. Bene così, Walter, grazie di cuore per essere stato con noi. Grazie,
un bacio al napoletano, il napoletano veneziano. Ciao mister, un abbraccio grazie. Forte, grazie a Walter Novellino. Vuoi aggiungere qualcosa? Spalletti è arrivato a Di Maro, il Napoli è arrivato a Di Maro, ti piace mister Spalletti? Io lo amo. Sarò con te. Mamma mia. Tu non devi mollare. Allora, possiamo dire che Spalletti è un gran figo? Lo possiamo dire che Spalletti è un gran figo? No, non lo vuoi dire. Spalletti, cioè, è un gran figo. Io rimango pervicacemente etero, ma accetto la tua omosessualità. Ma non come ti permetti? Ma io non lo so. Mi ho offeso, no. Scusa. Ma non c'è, ma fosse vero. No, non è vero. Ma perché devi dire certe cose? Sono tutto in diretta. Io sto dicendo che Spalletti è figo. Tu guardi gli uomini, ma come personaggio, proprio figo. È trendy, è moderno. Cioè, non è più giovanissimo, è proprio moderno. È figo. È un'ispirazione. Ma non c'è bisogno. Se non vuoi fare coming out, non c'è problema. Ma vai tranquillo. È meglio che ce ne andiamo in stop and go. Va, che è meglio. Oh, allora. Prima giornata di Serie A, abbiamo detto Napoli-Venezia. Chissà chi ci poteva puntare. La seconda, Genova-Napoli. Poi Juventus-Napoli alla Napoli-Juventus alla terza. Udinese-Napoli. Sampdoria-Napoli. Napoli-Cagliari. Fiorentina-Napoli. È vero che prima o poi le devi beccare tutte, però diciamo che in una logica di compromesso l'avvio e quindi le prime 6-7 giornate, che sono quelle fondamentali per un certo tipo di rodaggio, direi che a Spalletti sono andate anche abbastanza bene, no? Cioè, per rodare la squadra hai anche l'abbrivio giusto. Il vero problema è un altro, che il giorno di ritorno parte col botto all'Epifania Juve-Napoli. Niente di che, va benissimo, solo che il panettone spesso a noi è rimasto indigesto, la solita storia, rientro dall'estero dei vacanzieri, i ragazzi se ne vanno a casa, tutto questo è noto, ma vale per loro, per noi come per loro. Il punto è un altro, la Coppa d'Africa. È vero, per il 6 giusto, gennaio, giusto. Ce li abbiamo ancora o non ce li abbiamo più? Osimhen, ma anche Koulibaly, perché in Senegal che si fa la Coppa d'Africa. E quindi Koulibaly fa parte del Senegal, quindi la squadra di casa, quindi sicuramente andrà via lui e Osimhen. Ma quando partono? Perché se il 6 gennaio già sono andati via, Napoli affronterà la Juventus senza Koulibaly e Osimhen, e che non è da poco, da tenere da conto questa cosa molto importante, molto grave. Quindi io mi stavo domandando quando comincia la Coppa d'Africa, mi stavo documentando un attimo, perché ho l'impressione che questi fanno l'ultima partita prima di Natale, ci salutano e li rivediamo a febbraio. Allora vediamo, aspetta, Coppa d'Africa 2021. La Coppa d'Africa si svolgerà tra gennaio e tra si svolgerà tra il che vuoi trovare? È ancora da definire. Gennaio-febbraio 2022 si svolgerà in Camerun, ma è ancora scritto, da definire. Se c'è scritto allora è in Senegal o in Camerun? No, è in Camerun, si giocherà in Camerun ed è totalmente... Ah, io l'ho capito, Senegal, ok, no, in Camerun. Ma è gennaio, è programmata per gennaio. Tra il 9 gennaio e il 6 febbraio, dovrebbe essere. Però... quindi significa che questi tornano... Se no, il gennaio non c'è ancora ufficialità, no, assolutamente. Che vuoi giocare? Allora, il 6 gennaio li abbiamo persi e tornano in campo a metà febbraio, cioè una roba. Cioè, significa che il Napoli, per capirsi, la ventesima giornata, eccola qui, la ventesima giornata è appunto il 6 gennaio, poi. Il Napoli è per Napoli-Inter li potremmo recuperare il 13 febbraio, proprio pelo. Ma vabbè, allora come dicevamo, quante ne perdi? Perdi una, due, tre, quattro, cinque partite almeno. Come dicevamo in precedenza, due squadre campane storiche anche come la Paganese e la Casertana non faranno parte del prossimo campionato. Il Consiglio federale ha statuito, quindi l'anticipazione è già arrivata, al pari del Chievo, della San Benedettese e di altre squadre, non ci sarà la possibilità per queste squadre qui, almeno scompare al momento. Anche il Chievo scompare.
al momento di iscriversi al campionato. Noi dobbiamo cercare di capire come possono avvenire queste decisioni, sulla scorta di che cosa avvengono in termini ovviamente generali queste decisioni, i motivi che portano a queste decisioni e quali possono essere i ricorsi, perché te l'ho detto prima, no? Queste squadre potranno andare presso il Collegio di Garanzia dello Sport al CONI, e chi meglio dell'avvocato Enrico Lubrano per cercare di farci capire, anche per dare una speranza, un quadro agli amici che ci ascoltano da Pagani, da Caserta, per tracciare l'iter. Avvocato, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, grazie per l'invito. Grazie a lei per averlo accettato. E allora, avvocato, era in preascolto, difatti la domanda già gliel'ho posta, e poi ovviamente Umberto Chiariello andrà a stringere il campo come suo solito, però partiamo dal generico: che cosa è successo, che cosa potrebbe accadere? Allora, sì, rimaniamo sul generico perché chiaramente le informazioni che io ho sono le informazioni ordinarie da lettura dei media, e quindi non ho informazioni specifiche per il fatto di che non sto seguendo alcuna di queste questioni che sono ancora in corso. Si sapeva che rischiavano una serie di società tra B e C che avete richiamato adesso. Non conosco i motivi specifici che sono stati posti in evidenza, e quindi poi le singole situazioni saranno tutte da vedere. Sono stati accolti i rilievi della Covisoc? Sono stati accolti? Ecco, perché le società avevano un termine per presentare la loro domanda, gli poteva essere dato una sorta di preavviso di rigetto della loro domanda di ammissione, questo sulla base del regolamento FIGC per le ammissioni ai campionati, e poi potevano fare un ricorso interno che sarebbe stato deciso oggi sul sito della FIGC. Ho visto che ancora non risulta formalmente alcuna decisione. No, non risulta ancora, però le indiscrezioni che si è riunito a mezzogiorno. Sì, sì, evidentemente, sì. Insomma, avete buone indicazioni, conoscete sì. la situazione. Era da aspettarselo, nel senso che poi questi giudizi vengono tecnicamente decisi dalla Covisoc, e il Consiglio federale non fa altro che ratificare politicamente con un provvedimento amministrativo che però recepisce il parere tecnico non formalmente ma sostanzialmente vincolante da parte della Covisoc. In questo la federazione esprime un potere di controllo sulle società sportive volto a garantirne la regolare partecipazione al campionato. Questo potere è stato configurato con l'articolo 12 della 91 dell'81, che prevede un potere di controllo sull'equilibrio finanziario delle società, e poi è stato ampliato con la normativa regolamentare federale, che ha esteso questo controllo ragionevolmente non solo ai profili di equilibrio finanziario ma anche a profili importanti per le società sportive, quali i profili infrastrutturali e altri profili. Quindi io non conosco le singole ragioni per le quali queste società non sono state ammesse, o informalmente o come sarà formalizzato nelle prossime ore dal Consiglio federale. Posso dire che avverso questi provvedimenti le società hanno un iter di giustizia che va su tre gradi di giudizio. Un primo grado è in sede di giustizia sportiva, ed è previsto il diritto di fare ricorso al Collegio di Garanzia del CONI entro un termine molto ristretto, che è di 2 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Quindi il primo passaggio fondamentale per queste società, se intendono andare avanti e far valere le proprie ragioni, sarà di proporre ricorso entro questo sabato di fronte a una sezione specializzata del Collegio di Garanzia, costituita proprio ad hoc per questo genere di tematiche, che è la sezione che si occupa proprio di ammissioni ai campionati, e che ha proprio un proprio regolamento ad hoc e ha anche una propria disciplina, nel senso che la decisione del Collegio di Garanzia dovrà essere emanata entro 15 giorni, quindi essenzialmente entro il primo di agosto, che poi è domenica, quindi il 2 di agosto, cioè 15 giorni dal momento della proposizione
del ricorso. Poi le società che dovessero non aver avuto accoglimento delle proprie ragioni di fronte al collegio di garanzia hanno gli altri due gradi, questa volta di giustizia amministrativa, che sono previsti dalla legge 280 del 2003, che sono nell'ordine Parlazio e Consiglio di Stato. Non sono previsti dei termini specifici così come per il collegio di garanzia, però l'esperienza degli anni passati, io professionalmente ho seguito molte di queste questioni di ammissione campionati di fronte alla giustizia amministrativa, l'esperienza ha mostrato come poi la giustizia amministrativa concretamente riesce a svolgere questi due gradi di giudizio, almeno in sede cautelare, nell'ordine di 30-40 giorni, in modo da riuscire a dare una risposta a questi ricorsi prima dell'inizio dei successivi campionati e quindi chiudere il cerchio, in modo che se ci dovesse essere in ipotesi un accoglimento per la prima volta in Consiglio di Stato, sarà fatto in tempo utile, certo, comunque per garantire la partecipazione della relativa società al campionato. Abbiamo margine per una considerazione di Umberto Chiarello con l'avvocato Lubrano. Umberto, prego. Ma se capisco bene, il motivo per cui queste squadre sono escluse deriva dalla mancata garanzia della fiduzione. Non sono state accolte le fiduzioni presentate e credo che su questo tema non ci sia nessuna possibilità di uscirne vivi, considerando i precedenti. Ricordo l'Avellino, per esempio. E sì, questo è un tema. Penso sia questo il punto discriminante. Si è verificato in passato anche a livello di Serie A e anche a livello di società molto importanti. Adesso non è il caso di stare a ricordare, però insomma società molto importanti hanno avuto questo tema delle fideiussioni. Il regolamento prevede una certa tipologia di fideiussione che la FIGC riconosce, devo dire ragionevolmente, come l'unica fideiussione che possa effettivamente garantire, e quindi ci sono stati dei precedenti in passato nei quali sono state presentate delle fideiussioni che non erano conformi non tanto nella forma ma soprattutto nella sostanza del soggetto garante alle prescrizioni federali, e queste situazioni sono state sanzionate non per ragioni di forma ma per ragioni di sostanza, perché la fideiussione deve garantire in maniera certa, e quindi se non ha le caratteristiche da dare queste garanzie è comprensibile che non venga accettata. E quindi non è un discorso di forma, è un discorso di garanzia del titolo. Bisognerà poi vedere nella fattispecie delle singole situazioni se si siano effettivamente verificate queste situazioni, che in passato, certo, non hanno avuto vita facile per ragioni comprensibili. Ci sono state situazioni anche di massimo livello nelle quali invece il tema delle fideiussioni è stato superato favorevolmente per le società. Quindi questo dovesse... è il quadro generale, dare valutazioni specifiche non è chiaramente possibile, non conoscendo. Avvocato, la domanda finale è questa: però dovessero rimanere escluse queste società, vado veloce, dovessero essere escluse definitivamente queste società, da dove ripartono? Questo è un altro tema piuttosto sentito, perché l'articolo 52 delle NOIF della FIGC ricollega alla mancata ammissione del campionato la perdita anche del titolo sportivo, e questo è un tema discutibile dal punto di vista giuridico, perché il titolo sportivo è stato riconosciuto dalla giurisprudenza del giudice amministrativo come l'avviamento delle società sportive. Allora non è giuridicamente, o almeno è giuridicamente molto discutibile, il fatto che per l'effetto di non essere ammessi al campionato di Serie B o di Serie C si venga anche espropriati del titolo sportivo e anche del patrimonio giocatori. Questa previsione sempre delle NOIF FIGC, che prevedono in questi casi la risoluzione di diritto di tutti i contratti e quindi sostanzialmente la perdita del patrimonio giocatori,
e questo, se è comprensibile dal punto di vista dell'esigenza di tutelare i giocatori che chiaramente vogliono liberarsi per sottoscrivere altri contratti professionistici, non è invece comprensibile dal punto di vista delle società, che rischiano seriamente di andare a fallimenti, e a fallimenti con zero euro in cassa, perché gli vengono espropriati anche titolo sportivo e patrimonio calciatori, che sono i loro valori più importanti. E questo è un secondo profilo che è connesso al diniego di ammissione al campionato, e che dal mio punto di vista personale è giuridicamente molto discutibile. Avvocato, io voglio mantenere la sua amicizia, quindi non le faccio domande sul Napoli, le chiedo solo se andrà a trovare De Laurentiis a Di Maro o a Castel di Sangro. Volentieri, con molto piacere, insomma, assolutamente. Grazie avvocato, buon lavoro. Vai, adesso abbiamo anche tanti campioni di Europa, quindi a maggior ragione lo si va a trovare volentieri, anche per la società, anche per il presidente, insomma, ecco. È una grande soddisfazione questo, non solo per l'Italia ma anche per il Napoli, che ha portato i suoi giocatori, che hanno avuto anche un ruolo molto importante, certo, quindi certo. Anche per quanto mi riguarda è stata una soddisfazione, una gioia nella gioia. Grazie. Si pensi che Meretta è imbattuto, non ha preso manco un gol. Esatto. Grazie avvocato, arrivederla, a presto, grazie. All'avvocato Enrico Lubrano, c'è Bruno Gaipa. Certo che c'è Bruno Gaipa da questa parte. Buon pomeriggio Giordano. Eccoci. Hai visto Bruno, ha cambiato gusti. Ha cambiato gusti. Ma guarda, basta poco, bastano un paio di giorni consecutivi, un po' di presenza in più, Marco vuole essere coccolato, questa è la verità, no? È come tra quei finti cinici, ma alla fine molto romantico. Dentro. Tu sei matto. Vai avanti. Da legare, invece legherei questo tema, ultimo tema con il quale salutavate l'avvocato Lubrano, a quello che poi ci riguarda da vicino, ovvero lo speciale territoriale dedicato all'Avellino il pomeriggio da Supereroi di Radio Punto Nuovo. Perché? Perché le squadre che salutano la città, le squadre chiaramente figurano anche Casertana e Paganese, che sono state compagne di avventura dell'Avellino nella stagione che abbiamo appena salutato. Avellino che sta per entrare nel vivo del mercato, perché dopo aver ufficializzato ieri l'ingaggio del centrocampista Alessandro Mastalli, ex Juve Stabia, sta per chiudere anche per Mignanelli, terzino sinistro, ma anche Sbraga, e attenzione, ritorno su Scognamiglio, e non solo, quindi un Avellino scatenato che in pochi giorni, ma questo l'avevamo già detto la scorsa settimana, è riuscito quasi a mettere a punto i colpi principali. Poi chiaramente di questo e di molto altro ne parleremo nello speciale. Ti preannuncio, Marco, che avremo in apertura una persona che conosce molto molto bene Alessandro Mastalli, il centrocampista appena comprato dall'Avellino. Ah sì? Ma lo conosce talmente bene che se l'è sposato il 23 di giugno. Pensa te. Quindi ci faremo raccontare in retroscena di un Alessandro che è soprattutto un uomo molto apprezzato, oltre che un calciatore, che ha un carattere, difetti, pregi, tutto quello che ruota attorno al nuovo calciatore. E poi un direttore sportivo per fare il punto anche del mercato dell'Avellino, questione stadio, questione Scandone, e tutti i messaggi come sempre dei nostri tifosissimi, che saranno felici in quest'ora di sentir parlare di Avellino. A voi buon lavoro. Grazie Bruno. Noi invece subito dopo lo stop and go parliamo della possibilità che si giochi Italia-Argentina allo stadio Diego Armando Maradona. Lo faremo con Francesco De Luca del Mattino, che oggi ha avuto sul proprio giornale anche la risposta di Gravina alla sua sollecitazione, con Giancarlo Abete, ex vertice federale di FIGC e UEFA, quindi chi meglio di lui, e poi ci colleghiamo con Di Maro, con una quarantina di minuti praticamente tutti live da Di Maro, quindi pochi secondi e ripartiamo. Oh, allora, Umberto, dov'è? C'è Chiariello? Cioè, qua. Vogliamo dire, perché mi sono arrivate pure un sacco di messaggi di gente che ci segue, ma Umberto, cioè, odia l'Argentina. Ma non è vero, non è ma vero. Io odio l'Argentina, io ma amo. Non è vero. Io non sono un simpatizzante della nazionale argentina, come tutti gli italiani napoletani. I napoletani la sentono addirittura come la seconda nazionale, o addirittura la prima per molti. E tanti no, molti no, ma tanti sì. Io non ho simpatia per la nazionale argentina. Il paese argentino invece no, io per l'Argentina ho una venerazione addirittura, un
e poi è casa di Diego, di chi parliamo. Ho sempre visto la nazionale argentina come una squadra cattiva, tipo di gioco alla Simeone, che non è il mio preferito, e con tanti talenti, perché i più grandi solisti del calcio mondiale sono tutti argentini, o quasi tutti, perché i brasiliani alla fine, Pelé, Zico, sì, ma se Garrincha, ma se tu prendi gli argentini, ci stanno Maradona, Di Stefano, Messi, Sivori, ne possiamo aggiungere altri 10 di altissimo profilo, ma già questi stiamo parlando, nei primi tre, i primi tre fanno parte dei primi 5 di tutti i tempi, cioè 3 su 5 sono argentini, aggiungici Cruyff e Pelé, è fatto. Quindi di che parliamo? No, io non amo il tipo di calcio che propone l'Argentina, che lo trovo un calcio duro, cattivo, non bello a vedersi. Da questo punto di vista amo di più il calcio del Brasile. Non mi pare di aver detto una cosa così dura nei confronti, vabbè, di un dai, paese che amo molto. Poi io rimango del parere che certi mondiali, leggi 34 in Italia, leggi 78 in Argentina, 66 in Inghilterra, 2002 in Corea, ha pesato molto la politica, al di là della squadra che in campo è stata espressa dal paese che ha vinto, perché l'Inghilterra del 66 che ruba la finale con un gol fantastico. Vabbè, dai, è storia nota. Fammi andare sia dal responsabile dei servizi sportivi del mattino, Francesco De Luca. Ciao Francesco, buongiorno, eccoci qui. Buongiorno Francesco, grazie per aver accettato il nostro invito, così come ringrazio per essere con noi l'ex presidente FIGC, vertice, anche ex vertice della UEFA, Giancarlo Abete. Buongiorno presidente, eccoci. Buongiorno. Allora, con entrambi vogliamo evidentemente parlare di questa meravigliosa possibilità, di questa... Francesco, è un amichevole o è qualcosa in più questo possibile Italia-Argentina? Beh, un'Italia-Argentina da giocare a Napoli, nel ricordo di Maradona, non è un amichevole, è una semplice amichevole. È un evento, un grande evento che io mi auguro si possa organizzare in tempi abbastanza rapidi, anche se i calendari delle nazionali, così come quelli dei club, saranno molto compressi. Però diciamo che la Federazione Argentina sta spingendo affinché questa amichevole possa organizzarsi. Non si sanno i tempi, però insomma c'è questa volontà che credo trovi anche il favore della Federcalcio italiana, e sarebbe molto bello, diciamo, anche perché sarebbe molto particolare organizzarla qui nello stadio che è dedicato a Maradona dallo scorso novembre. Presidente Abete, è un'idea che stuzzica anche la sua fantasia, che incontra il suo consenso? E come fa a non stuzzicare la fantasia di un amante del calcio, come siamo tutti quanti noi, una partita Italia-Argentina a Napoli? Una idea bellissima, ovviamente, perché vede tre riferimenti fondamentali: il nostro paese, l'Argentina e la città di Napoli in particolare, uniti e riuniti nel nome di Maradona, quel grande calciatore che tutti quanti noi ricordiamo. Peraltro, insomma, parliamo di due nazioni che in questo momento, per i successi che hanno ottenuto a livello internazionale, stanno in grande spolvero. Ovviamente ci sono, come ricordava Francesco De Luca, tutti i problemi collegati alla organizzazione, alle tempistiche, a un calendario che mai come in questo periodo è stato fittissimo per l'Europa, tra Nation League, qualificazioni dei mondiali, un trascinamento dal 20 al 21 dell'europeo, è successo di tutto, quindi abbiamo tante partite anche della nazionale in un certo periodo storico, non ci sono mai state come numerosità, però ovviamente già l'idea, l'iniziativa si consolida ed è importante lavorarci nei tempi che saranno necessari. Umberto Chiariello, un tuo parere, le tue domande evidentemente sia a Francesco De Luca che a Giancarlo Abete. Prego Umberto. E soprattutto Italia e Argentina, che sono
sorelle di natura, vista la natura di molti abitanti dell'Argentina, ma pare che ci sia un problema di date, perché non si riesce a trovare una data compatibile con i calendari così compressi. Potrebbe essere un ostacolo da far saltare tutto? Francesco. Ah, sicuramente il problema è quello che per l'organizzazione. No. Francesco, non ti sentiamo più. Francesco, ci senti? Eccoci. No, dicevo che il problema è esattamente quello che ha evidenziato il presidente Abete, e quello cui faceva riferimento anche Umberto, cioè quello di trovare una data. È chiaro che portare questa cosa molto in là farebbe perdere un po' il suo fascino, la sua importanza, la sua suggestione, perché non è un caso che in Argentina ne abbiano cominciato a parlare appena l'Italia è diventata campione d'Europa. Quindi noi siamo i campioni del Sud America, loro sono i campioni d'Europa, quale migliore occasione per organizzare questa partita in Italia, a Napoli, nello stadio di Maradona. Speriamo che si riesca a trovare una data, perché sarebbe un bel regalo ovviamente per tutto il popolo napoletano, per il popolo argentino, che sono da anni molto molto legati. Prima Umberto faceva l'elenco, sentivo, dei tanti campioni che ha avuto la nazionale argentina. Beh, io ricordo insomma un fuoriclasse che poi è stato un oriundo, ha giocato anche la nazionale italiana, come Omar Sivori, è stato il primo trade union probabilmente oltre al grandissimo Bruno Pesano, ovviamente, tra il calcio argentino e il calcio italiano. Francesco, a me non resta che ringraziarti come sempre per essere stato nostro ospite. Grazie a Francesco De Luca, responsabile dei servizi sportivi del Mattino. Presidente Abete, mi dice come ha festeggiato, è sceso in piazza, che ha fatto per la vittoria dell'Europa e dell'Italia? Ma non sono sceso in piazza, ho assistito dal balcone del mio appartamento, non sono onestamente sceso in piazza, anche perché erano già tanti in piazza, quindi bisogna sempre trovare un punto di equilibrio fra quelli che festeggiano e quelli che festeggiano in modo diverso, altrimenti il rischio dell'assembramento cresce, e dobbiamo essere sempre lucidi, perché siamo ancora in un periodo complesso, e quindi dobbiamo una parte alimentare entusiasmo, passione, ma nel contempo dobbiamo anche capire che dobbiamo trovarci delle autolimitazioni. Però è stata una gioia grandissima, naturalmente io il primo europeo vinto l'ho vinto da tifoso, perché ero all'Olimpico in occasione della finale del 1968, quindi come tale mi fa piacere festeggiarlo a tanti anni di distanza. Ovviamente agli altri ho assistito fisicamente, anche agli altri due finali dell'Europeo, quindi nel 2000, nel 2012, quando ero presidente della federazione, nelle altre due finali, e finalmente anche l'Europeo è tornato a casa, ed è importante perché due europei, quattro mondiali consolidano un nostro ruolo. I dieci finali stanno a testimoniare che l'Italia, pur con tante difficoltà, è sempre una squadra e una nazione calcisticamente di altissimo livello. Poi cerchiamo di giocare il meno possibile le finali col Brasile, perché quelle col Brasile le abbiamo perse nel mondiale, spiego. Ma quando abbiamo fatto altre finali ci siamo presi anche le nostre rincide, come con la Francia nel 2006 nel mondiale, dove si è stati eliminati da loro ai quarti dei mondiali del 98 a casa loro, ed aver perso la finale dell'Europeo del 2000. Poi anche i rigori stanno girando un po' diversamente da un po' di tempo a questa parte, perché noi abbiamo una tradizione di rigori che insomma non era delle migliori. Beh, insomma, soltanto abbiamo parlato prima di Maradona, abbiamo parlato prima di Napoli, Che abbiamo pareggiato 4-4, è vero, 4-4 ora è 4-4 con i rigori. Quindi stiamo recuperando rispetto a quelle situazioni, ai mondiali del 90, ai mondiali del 94, ai mondiali del 98, stiamo agli europei del 2008,
sono tutte situazioni in cui i rigori ci hanno punito, però stiamo bilanciando, abbiamo bilanciato. Senta presidente, ma Giancarlo Bede avrebbe già fatto un contratto a vita a Mancini, sì? Ma mi sembra che l'abbia già fatto il presidente Gravina, l'ha fatto prima dell'europeo fino al 2026 insieme, quindi mi sembra che, come dire, no, stiamo parlando, conoscendo le abitudini del mondo del calcio, comunque di tempi importanti. Bisogna sempre tener conto che operare come presidente della federazione, con tutto il rispetto dei problemi dei presidenti di club, è molto più difficile, perché tu come presidente di un club puoi assumere tutti gli impegni che ritieni, in quanto sei azionista di riferimento, diciamo proprietario delle azioni, e quindi come tale hai una responsabilità, diciamo, collegata a un periodo che può essere anche lunghissimo, come peraltro fortunatamente è stato per tanti imprenditori alla guida di grandi club. Per la federazione tu hai dei mandati di periodo e quindi devi essere attento a intercettare anche una sensibilità e una condivisione da parte dei tifosi, perché poi tu sei in ogni momento, come sono stato io, rappresentante pro tempore di milioni di tifosi, come presidente della federazione. Umberto, per chiudere, così quindi così lungo, un contratto, certo, così lungo, un fatto importante che sta a testimoniare quanto presidente Gravina avesse investito sul lavoro di Mancini, perché il lavoro di Mancini si è concretizzato oggi nella finale, nella vittoria dell'europeo, comunque ha già dato dei frutti solidi che prescindevano anche dal risultato finale dell'europeo. Certo. Umberto, per salutare il presidente Abete. Molti mi stanno chiedendo, e chiedo a lei, questo successo dell'Italia agli europei è il successo più importante della storia del calcio italiano? Io ho risposto, guardate, i mondiali sono più importanti e l'Olimpiade un po' meno a livello calcistico, e mi hanno detto sì, ma se contestualizziamo dopo la pandemia, dopo quello che è successo, dopo la Russia mancata e col fatto di andare a vincere in casa dell'Inghilterra, forse questo ha un valore simbolico superiore a tutti gli altri titoli. Io ho dei dubbi, ma neanche certezze. Lei che ne pensa? E io penso che ha un valore importante, significativo, proprio per le riflessioni fatte, cioè che avviene in un periodo in cui il successo della nazionale non solo, come dire, fa riprendere la trama di un percorso di vittorie che noi abbiamo perduto da tempo. Perché poi alla fine, diciamo, in grandi competizioni, diciamo, ovviamente noi venivamo dal mondiale del 2006, dal secondo posto agli europei del 2012, e come club siamo purtroppo fermi alla vittoria dell'Inter del 2010 nella Champions e poi alle vittorie in Supercoppa e nella Coppa del mondo dei club, ma ovviamente sono passati tanti anni. Però ovviamente questa vittoria è vissuta come una sorta di ripartenza di tutto il paese da un punto di vista di entusiasmo, di creatività, di costruttività, cosa fondamentale, perché la nazionale di Mancini ha sempre costruito, quindi le ultime vittorie sono sempre quelle più importanti, no? Perché noi siamo tutti quanti tifosi e naturalmente, essendo tutti quanti tifosi, siamo anche collegati, diciamo, alla cronaca. Dopodiché è naturale che un mondiale è un mondiale, credo, perché dato che noi abbiamo la consapevolezza della competitività e il fascino collegato all'importanza di tanti paesi, evidentemente sappiamo che un mondiale con il Brasile, con l'Argentina e con tante altre nazioni comunque ha una dimensione planetaria. Quello che è avvenuto negli ultimi anni in Italia, nel calcio italiano, che mentre noi storicamente ci trovavamo meglio nei mondiali che non agli europei, questo trend si è invertito. Noi abbiamo fatto molto meglio agli europei del 2008, 2012, 2016, 2021 rispetto ai mondiali, diciamo, post 2006 di Berlino, quindi ovviamente non abbiamo superato il girone di qualificazione nel 2010 e nel 2014, nel 2018 purtroppo non siamo neanche stati ammessi alla fase finale. Quindi in questo periodo storico, diciamo, non di
poco periodo ma piuttosto lungo, sembra che soffriamo molto più la competizione con nazioni diciamo non europee che non con nazioni europee. D'altro canto, se vediamo chi ci ha eliminato, voglio dire, nei campionati del mondo, voglio dire anche nel 2010 e 2014, avevamo anche squadre di medio livello ma non europee. Presidente, grazie di cuore per essere stato con grazie noi. Grazie a voi, buona grazie, giornata. Grazie, buona grazie, grazie al presidente Giancarlo Abete. Insomma, abbiamo fugato il dubbio, tu non odi l'Argentina. Io ci sono stato male. Ma scherziamo. Ma hai fatto soffrire. Stiamo scherzando. Tu mi fai soffrire, mi fai sempre soffrire. Tu non mi devi far soffrire. No, ma come faccio a odiare l'Argentina? Non c'è una sciocchezza. No, sicuro. C'è qualche popolo che odi, ci vogliamo inimicare qualcun altro. Noi ogni tanto proviamo a farci dei nemici. Che odio, la parola odio mi appartiene poco. Diciamo che non ho molta simpatia per i paesi arabi. Addirittura. Ma per come, ma per quelli che sono al governo dei paesi arabi, cioè ecco. Perché c'è una sperequazione tra ricchezza e povertà che è mostruosa, perché c'è le donne nei paesi arabi non hanno la stessa dignità e diritti che hanno nell'Occidente. Questa cosa mi disturba moltissimo, è una cosa che mi colpisce nel profondo. Io rispetto ogni forma di religione e credenza, ma niente e nessuno deve andare a scapito dei diritti civili, specialmente delle donne. Quindi io il mondo arabo lo capisco poco per mia ignoranza, ma soprattutto ci sono cose che mi disturbano parecchio e quindi non ho grande simpatia. E allora noi su questa tua digressione ci prendiamo una piccola pausa, poi ci colleghiamo con Di Maro tanto tempo, fino praticamente alla fine della trasmissione, per poi evidentemente raccontarvi anche i primi step, i primi minuti del Napoli di Luciano Spalletti, che inizia più o meno ufficialmente la sua stagione. Oh, allora, dobbiamo andare dall'amico e collega Simone Guadagno, tra un attimo ci arriviamo a Di Maro che sta seguendo per Calcio Napoli 24 in loco la. A proposito, hai visto su Twitter che cosa ha pubblicato il tuo amico Peppe Iannicelli? Hai visto? No. Sta andando a fare kayak. Ma no, ti sbagli. Sì. Quella è una foto di qualche anno fa. Ah, è di qualche anno fa. Peppe in studio questa sera, a parte tutti il ritiro. Peccato, perché la foto in kayak era... Qualche anno fa andò e fece rafting. Rafting! Quello era rafting. Tu sai che in Val di Sole, in Val di Sole. In Val di Sole sarebbe bellissimo fare rafting con te. Io non lo farei manco sotto pagamento. Cioè, se mi pagano non lo faccio. Perché? Ma perché io soffro il mare, io soffro. No, cioè io mi sento male, non se ne parla proprio. Io non faccio le montagne russe alla Groenlandia. Tu stai scherzando. Ma come sei noioso? Ma assolutamente, i piedi a terra. Io non amo andare in barca, tanto per dire, no, io amo il mare, amo nuotare, amo il mare tantissimo, ma non sono uno da barca o uno da rafting proprio. Allora, tutto ciò che è coi piedi per terra, insomma. Simone ci ha appena detto di richiamarlo, quindi richiamiamo un attimo Simone. Cioè veramente, cioè mi stai... Io sono stato, che ne so, in tutti i parchi giochi. Poi è vero, No. No, carica. Io sì. Siamo stati in Francia un paio d'anni fa. Che poi mi terrorizzano, però lo devo fare. E allora, a Euro Disney a Parigi, ci stanno quattro montagne russe che sono tra le più alte del mondo. Quattro tipi, uno shuttle che divide. È bellissimo. Mio figlio se li è fatti tutti e quattro, sceso senza scomporsi un attimo. Vabbè. Io solo a pensiero stavo male. Ecco. Vabbè, allora, come sai, a Di Maro quest'anno non ci è andato Claudio Russo, quindi non avendo nessuno da sfruttare, diciamo, nei momenti difficili, e sono costretti a fare le faccende di casa a Di Maro anche da soli gli inviati di Calcio Napoli 24. Simone Guadagno, è così, possiamo dirlo? Sì, esattamente così. Buongiorno a tutti. Buongiorno Simone, c'è un problema legato alla presenza di... Non capire che Claudio Russo fa i servizi a casa. Assolutamente no, quando va a Di Maro diciamo che tutti quanti usano Claudio per fare le faccende domestiche.
Capito? Funziona così. Ah, che è la colpa, del gruppo, io non lo so. Siamo costretti a parecchiare adesso. Vabbè, lascia stare, gli vogliamo bene. Gli vogliamo. Poi, tanto, non so se Simone già gli stai scrivendo, Simo. Sì, già gliel'hai detto, se no glielo gli dico devo io tra insegnare un po'. A giocare meglio. No, a padel, l'ho insultato perché sono stato costretto a sparecchiare. Bene, vogliamo molto bene a Claudio Russo. Detto questo, Simone, è arrivato Spalletti. È arrivato. Zio Luciano è arrivato. Esattamente, è arrivato. Tra l'altro è stato uno dei pochi a prestarsi a un saluto, un sorriso, se possiamo metterla così. Quindi a che ora è arrivato il Napoli? Raccontaci qualche dettaglio, vai, dacci tutte le informazioni. Il Napoli è arrivato attorno alle 13 circa, forse qualche minuto prima, pochissimi tifosi. Vi segnalo questa cosa, davvero pochi tifosi. Noi siamo riusciti con Calciopoli 24 a intercettarne 4, ma forse ce n'erano massimo una decina. Erano più i giornalisti e i colleghi che tifosi. Due pullman sono arrivati, praticamente tutti quelli che ci attendevamo arrivassero. Il primo a scendere è Mario Rui, poi Enzo De Laurentiis, Kalidou Koulibaly a testa bassa. E questo ha fatto un po' storcere il naso a qualcuno, non ha fatto un cenno di saluto ai pochissimi tifosi presenti. Chi invece si è prestato un saluto è stato Luciano Spalletti, mascherina sì, ma si percepiva che sotto c'era un gran sorriso. Il Napoli si è poi recato a pranzo, oggi allenamento alle 17.30, aperto alla stampa, i tifosi che hanno dovuto registrarsi potranno accedere allo stadio di Carciato con il Green Pass oppure con il tampone effettuato nelle ultime 48 ore. Insomma, la grande attesa è per oggi è stato, quella ora di pranzo è stata una toccata e fuga, un primo assaggio con quello che sarà il Napoli del prossimo anno, il Napoli che verrà. Simo, perdonami, ma quindi mi stai dicendo che ci sono pochi tifosi rispetto agli altri anni? Pochissimi. Noi siamo arrivati ieri attorno alle 20.30 circa. Cioè, c'erano già, negli anni passati c'erano già tanti tifosi? A questo punto. Negli anni passati c'erano. Già il primo giorno. Non è mai mancato. Già il primo giorno? Sì, già il primo giorno lì si percepiva la presenza del tifoso qui a Di Maro. Ti dicevo, ieri noi siamo arrivati alle 20.30, siamo andati a dormire abbastanza presto, ma anche al ristorante, per le strade, praticamente non ne abbiamo incrociato uno. I primi che abbiamo incrociato questa mattina all'esterno dello sporto del Rosatti, ma forse arrivavano 10, non di più. Però ti posso dire che mi è stato segnalato che nel weekend la registrazione per l'accesso alle tribune, alla tribuna coperta del campo di Carciato, non è più possibile registrarsi poiché è sold out, quindi probabilmente nel weekend le presenze aumenteranno sicuramente. Umberto, tutto legato anche, se vogliamo, questione di Covid eccetera eccetera, no? La gente ha ancora un po' paura, si ha un po' più difficoltà a muoversi, la leggiamo così, Umbi? Hai avuto modo di vedere le facce dei ragazzi del Napoli, anche dei ragazzini aggregati alla prima squadra? C'era emozione sui loro volti, se li avete visti? Simo? Beh, in realtà, a dirla tutta, non è che c'era un grandissimo entusiasmo lì all'esterno. Io sicuramente complice la non presenza dei tifosi, ma credo che anche le mascherine, il distanziamento, addirittura Mario Rui ad esempio, il primo a scendere al pullman, ha provato ad avvicinarsi ai pochissimi tifosi presenti, ma chiaramente viste le disposizioni sanitarie non è stato possibile poi fare foto, tanto è vero che ha dato appuntamento poi a un altro giorno a un piccolo tifoso che gli chiedeva un selfie. Ma anche i calciatori aggregati, diciamo, alla prima squadra, i giovani della primavera, lo stesso Malquiri entrante dal prestito, tutti testa bassa di corsa in albergo. Quello che però mi preoccupava e che mi ha lasciato un po' perplesso è stato l'atteggiamento di Kalidou Koulibaly, come vi dicevo prima, che praticamente non ha mai rivolto lo sguardo dall'ingresso dell'albergo, non ha salutato i tifosi, sai, addirittura Tutino, che rientra dalla Salernitana, ha comunque fatto un cenno ai tifosi, ai pochi tifosi che lo acclamavano. Kalidou Koulibaly, nonostante le grida di qualcuno, insomma, è andato dritto per la sua strada.
Ma staremo a vedere. Tanto, Simone, ti disturberò molto spesso. Nel frattempo ti ringrazio. È un piacere, è un piacere. Grazie, grazie, grazie a Simone. Grazie. Madagno di Calcio Napoli 24. Allora, pochi secondi, stop and go, e poi continuiamo con un collegamento molto particolare da Di Maro. E poi a Di Maro c'è il villaggio più prezioso. Mamma mia, come l'ho fatta brutta la cosa. Il prezioso village. Paquito Catanzaro, mi perdoni, amico mio. Ma buongiorno caro Marco Giordano, certo che ti perdono, assolutamente sì. Come stai e come stanno gli ascoltatori di Radio Punto Nuovo? Tutto molto bene, ovviamente t'ascolta anche il prezioso Umberto Chiariello. Allora, dal prezioso village lì a Di Mar, che cosa ci racconti? Ci hanno detto che al momento non c'è ancora elettricità nell'aria, la porterai tu l'elettricità nell'aria? Ma guarda, ce l'auguriamo. Per il momento ho portato un sinistro di scorta per mister Sparletti. Caso mai servisse qualcuno per fare un tiro a giro, così è vero che ho la stessa età di Ibrahimovic, però insomma reggo ancora i 90 minuti. Scherzi a parte, caro Marco, oggi pomeriggio finalmente comincia il ritiro del Napoli 2021, ma comincia soprattutto il prezioso Casa Summer Village. Siamo pronti ad accogliere i tifosi grandi e piccoli, li terremo compagnia per tutto il ritiro. È vero, l'elettricità sta piano piano crescendo, ma siamo convinti che da oggi fino al 25 ci sarà il solito entusiasmo che ormai da anni contraddistingue il ritiro qui in Val di Sole. Auguriamoci solo che il tempo regga, perché abbiamo questa incognita che ogni tanto sì, madre natura fa scherzo. Ma è vero che ieri stavate, ma è vero che, ecco, sì, questo ti stavo dicendo, ma è vero che state coi giubbini, con le felpe? Allora, guarda Marco, ti dico solo una cosa, valuta che gli amici trentini, insomma, che ormai insomma siamo diventati di casa qui, ci hanno detto che fino a inizio giugno loro avevano i riscaldamenti accesi. Ieri c'era una temperatura media che oscillava tra i 10 e i 14 gradi, quindi faceva freddissimo. Siamo stati invidiati da mezzo mondo, perché comprenderai, so che a Napoli fa caldissimo, qui invece oddio, ai noi oggi si sta proprio bene. Ok, meglio così. No, noi praticamente stiamo cantando le canzoni natalizie, io e i miei colleghi del village, perché ci aspettiamo soltanto che arrivi Babbo Natale con le renne, è l'unica cosa che manca. Senti, ma raccontami un po' cosa si fa nel village, perché ho visto il video e dal video ti invidio. Sì, guarda, sembrava un po' una Giorgio Mastrota e non altro, no, scherzi a parte, abbiamo come al solito tante attrazioni per i più piccoli, c'è la porta per i calci di rigore, c'è il dart soccer, che insomma è questo enorme bersaglio che bisogna, insomma, che bisogna colpirlo col pallone, c'è l'area biliardini apprezzata dai tifosi più grandi, e poi quest'anno abbiamo una bellissima area disegni che permetterà ai ragazzini non soltanto di colorare i poster di Insigne, Lozano e altri calciatori, ma soprattutto di portare un gadget a casa. Poi abbiamo come sempre l'area con la panchina per fare le foto con insomma le sagome dei calciatori, e abbiamo i puff che permetteranno ai tifosi di seguire l'allenamento da bordo campo, quindi è comunque una possibilità unica che offre prezioso casa di questa posizione ravvicinata per poter seguire una sessione di allenamento. Benissimo, Paquito, ci sentiamo domani. Assolutamente, quando vuoi, insomma la tua voce è sempre rassicurante, mi fai sentire meno la nostalgia di casa. Benissimo, ti ringrazio per l'effetto casalingo che ti faccio avvertire, ti abbraccio amico mio, a presto. Ciao Marco, ciao a tutti. Grazie a Paquito Catanzaro dal prezioso village di Di Maro. Ti manca andare in ritiro? Cioè ti piacerebbe star lì, o la trovi una cosa che è un po' fine a se stessa, in questa, soprattutto in una fase nella quale mancano così tanti calciatori importanti? E poi che effetto ti ha fatto sentire? Ecco. Non mi fa più voglia, non ho più voglia. Io da ragazzo ho fatto e seguito molti ritiri, mi affascinavano molto perché studiavo, cercavo di capire le metodiche di allenamento, gli umori, eccetera. Ma a me il ritiro piaceva farlo quando si giocava. Assistere al ritiro, sì, è divertente in certi casi, dipende dal clima che si crea. Senti, che effetto ti ha fatto sentire Simone raccontarci lo sguardo basso e un po' perso nel vuoto di Koulibaly? Perché poi quello che abbiamo detto qui a Radio Punto Nuovo l'hanno poi ripreso tutti, da Sky a Sport Italia, la famosa questione dei 40 milioni rifiutati dal Napoli per Koulibaly rispetto all'offerta fatta dal PSG prima che il PSG andasse a chiudere con Sergio Ramos. Non è che incide? Allora, se io sono Kalidou Koulibaly e sento le parole di De Laurentiis a più riprese, qualche preoccupazione me ne viene. Primo,
sento parlare di riduzione degli ingaggi. Secondo, tutti i calciatori sono cedibili se arrivano offerte congrue, ho usato un altro termine ma vuol dire quello. E quindi terzo, non ci sono soldi da investire, dobbiamo evitare di fallire nei prossimi anni, per cui il rafforzamento tecnico della squadra è nebuloso. E allora io Koulibaly a 30 anni voglio capire che futuro ho in questo club, che futuro ha questo club. Se il presidente mi chiede un sacrificio economico, voglio chiarezza, e finché non ho chiarezza sono preoccupato, e quindi è evidente. Io poi sono molto combattuto nei confronti di Koulibaly, perché da un lato non vorrei mai cederlo, perché uno forte come lui non lo trovo in giro, e quindi l'indebolimento, mentre per altri ruoli vedi Fabian Ruiz, che continuo a dire che non è uno dei miei preferiti, ma continuo a dire che è un giocatore comunque di classe importante, ma lo puoi vendere, trovare uno che possa darti anche di più di lui, perché lui non ha fatto bene in questi tre anni oggettivamente. Penso sia proprio oggettivo che il rendimento di Fabian Ruiz non sia stato all'altezza delle aspettative, ma Koulibaly invece non lo trovi da sostituire, quindi l'impoverimento tecnico è sicuro. D'altro canto però, se tu guardi gli ultimi due anni, noi abbiamo giocato quasi senza Koulibaly, e un giocatore che arriva alla sua età demotivato non ci serve. Io sono sempre del parere che certi calciatori dopo un certo numero di anni vadano ceduti, senza se e senza ma, a meno che non diventino bandiere, ma perché vogliono essere bandiere. No, io sono d'accordo con te. Quindi io penso che sia opportuno venderlo. Io penso che De Laurentiis la pensi come te, si sia abbastanza pentito di non averlo fatto quando doveva. Toglielo abbastanza, si è totalmente pentito, sì. Perché lo so per certo. Sì. Aver sì. rifiutato i soldi per Allan e Koulibaly, lui ritiene che siano stati degli errori clamorosi. Ti posso dire che però ha fatto e gli hanno indotto a fare. Però ti posso dire che a questo punto non ha nemmeno troppo senso pappone di qua, pappone di là. Addirittura adesso siamo costretti a dire che ha sbagliato a rifiutare dei soldi. Non ha mai avuto senso. No, ma dico a maggior ragione per chi ancora usa questa espressione brutta e volgare nei confronti del presidente. Voglio dire, amici miei, voglio capire. Se De Laurentiis avesse guardato solo al vil denaro, ma altro che plusvalenze, Hamsik l'avrebbe venduto alla Juventus quando era il momento, al Milan quando era il momento, ce ne ricavava 40 milioni all'epoca. Koulibaly lo vendeva a 104, Allan a 80, avrebbe fatto soldi con chiunque. Invece lui, quando vede calciatori che a suo giudizio si comportano in maniera corretta, seria, lui in qualche misura si innamora di questi calciatori. E la frase che lui mi ha detto: io sbaglio a essere uno, guarda che ha detto, che ci mette il cuore. E io mi sono dentro di me ho riso. Io ripeto, l'ho visto l'8 gennaio, da allora in poi non l'ho più visto, ma quella volta lui è stato socievole, gradevole, ha parlato di cinema, di mondo, di tutto, ma ha detto due o tre frasi che col senno di poi mi hanno colpito. Lui nel cinema ha lavorato per 27 anni sempre con le stesse persone, lui c'ha i registi fidelizzati a vita, vedi Verdone eccetera. Lui non è affatto uno che ama, che usa e getta, che cambia i collaboratori. Lui si innamora delle persone che stanno attorno a lui, non le vuole cambiare. Infatti ha cambiato pochissimi allenatori in tanti anni, e qualcuno è andato via lui, e poi danno sempre la colpa a De Laurentiis, non perché è stato De Laurentiis a mandarlo via, poi che sia difficile convivere col suo carattere è pacifico, è un altro dato. Nessuno è perfetto. Io lo vorrei sempre un presidente che mi paga puntuale, che mi fa fare quello che voglio, che non mi rompe le scatole sulla formazione, che per 6 mesi all'anno sta in America, che poi mi fa 2 sfuriate all'anno, ma chi se ne frega. No, infatti sono d'accordo con te. Vabbè, dai, facciamo così, prendiamoci pochi secondi e poi andiamo con l'Edito Napoli. Rieccoci, ci siamo. Umbè, mi senti? Che vuoi? Stamattina 12:59 mi fa:
Oh. Ma hai attentato anche le virtù di Montano, che è un bellissimo. Ma la ragazzo. Smetti! Ma poi bellissimo. Dai, ho visto gente sicuramente. Invidioso da morire. Bada, lo senti? Bada, attenzione. Straordinario Montano. È stato dritto e pedalare lungo. Stanco e strutto, come direbbe il presidente della regione De Luca. Oggi ha superato il secondo vaccino Montano. Sì. Oggi siamo tornati a mangiare. Siamo tornati a mangiare, meraviglioso. Oggi ti chiudo il microfono. Punto. Dice, ma perché? Ma basta, fa Dio. Vabbè, facciamo così. Andiamo con l'Edito Napoli, vai che è meglio. L'Edito Napoli, il punto sul Napoli di Umberto Chiariello. Scandalo. A Napoli mancano le divise. C'hanno la divisa di qualche anno fa con il pezzotto sullo sponsor Kimbo che non c'è più. Oddio mio. Scandalo. Sono arrivate delle scatole della Zeus. Manco in prima categoria c'hanno questi abbigliamenti. Ma che è? Una squadra di settore giovanile? E dagli addosso e dagli su. È che un club quindicesimo, sedicesimo nel ranking mondiale, che vergogna. Manco le divise, manco le tute. Poi mi arrivano dei messaggi. Dottor, ma il Napoli come lo vede? Che giudizio mi dà del mercato del Napoli? A me viene da ridere. Ma quale mercato? Ma che devo vedere? Il problema vostro è che voi volete parlare sempre prima. Se De Laurentiis ha fatto una scelta imprenditoriale di autoprodursi le maglie scegliendo dei partner sia tecnici che di stile, come Armani come stilista eccetera, ha fatto una scelta che sicuramente sarà frutto di un business plan, sarà frutto di una valutazione imprenditoriale, e il fatto che abbia affidato alla figlia questa cosa, e dov'è il problema? Vuoi vedere che io nella mia impresa non posso espandere i rami dell'azienda? Qual è il problema? E se hanno attività, lui invece che per il Napoli, capire, il Napoli ricavava 7, 8 milioni, 9 milioni dallo sponsor tecnico più le divise. Le divise continuerà ad averle perché le avrà. E i guadagni vedremo, ma sono quelli i soldi che fanno la differenza? Cioè il Napoli si giudica dalla scelta di autoprodursi le divise? O è il solito pretesto perché ogni cosa che fa De Laurentiis va attaccata per forza? E se invece questo diventa un fatto innovativo che apre la strada ad altri club, e se poi si scopre che è un affare? Lui ha fatto un esperimento col Burlon che ha avuto un successo incredibile, sold out in meno di 48 ore quella maglia. Poi c'è come chi dice come Giordano che è bruttissima, e chi come me dice che è bellissima, ma alla fine l'ha vendute tutte. E allora per chi dobbiamo giudicare? È chiaro che adesso stanno nella fase di lancio, si devono arrangiare con le divise vecchie, insomma stanno in ritiro così. Ma che vuol dire? Ma diamo il tempo di vedere il risultato di questa scelta? O dobbiamo sempre bocciare prima il mercato del Napoli? Che Napoli vede per la prossima stagione? E che ne so io? Insigne rimane? Voi lo sapete? Io no. Se mi chiedete che percentuali ci sono, 50 e 50. Finché non si incontrano, non c'è nessuno che può avere una percentuale diversa. Non sono mai parlati. E poi Koulibaly parte, Fabian Ruiz parte, chi arriva? Come si coprono i vuoti lasciati dagli Osai, Maximovic e Bakayoko? Come si cambia il palo della luce? Andiamo a gas? Energia elettrica? Scegliete voi. E il terzino sinistro, questo sconosciuto? Torniamo all'Argentina dei generali dei separatisti? Io non le so queste cose, voi le sapete? E a gennaio verranno meno calciatori fondamentali in Coppa d'Africa, con Mertens infortunato, Lozano infortunato, i nazionali in vacanza, è tutto così nebuloso. Come si fa a giudicare? Bisogna aspettare. E la migliore cosa da fare per una persona intelligente è che quando non c'è niente da dire, è meglio tacere.
Fin qui le tue riflessioni. Evidentemente dobbiamo continuare anche ad andare in quel di Di Maro tra un attimo. Speriamo di averlo con noi al telefono. Aspetto lumi e indicazioni da Alessandro Montano che mi chiede un attimo. Un attimo, te lo diamo. Caro Montano, e allora abbiamo detto che il Napoli sarà lì ad allenarsi fino al 25. Hai fatto il punto sulla questione. Però ti posso dire pure a me da stamattina mi hanno contattato non so quante persone. Hai visto gli scatoli della... Sì, beh, che fa? Cioè, ma perché dobbiamo sempre... Addirittura c'è chi ha scritto sull'account di Gianluca Di Marzio chiedendo lumi sulla questione. Caspita, ma c'è bisogno di chiedere lumi a Gianluca Di Marzio sulla questione degli scatoli, veramente? Io credo che il ritiro è una cosa interessante, bella, tutto quello che si vuole, però forse si fa anche un po' troppa letteratura su quello che accade in un ritiro. Ieri, secondo il Corriere dello Sport, Pisacane, che sarà stato per affari suoi a Castel Volturno, non ha incontrato praticamente nessuno, procuratore di Insigne, perché non c'era Giuntoli, non c'era ovviamente De Laurentiis, e quindi non si sa che cosa ha fatto il buon Pisacane a Castel Volturno, ma saranno anche problemi suoi, o comunque avrà sicuramente seguito vicende di tanti ragazzi del settore giovanile che ha sotto procura. Di fatto c'hai ragione, cioè sulla questione Insigne qui stiamo spendendo fiumi e fiumi di parole, ma sono anche fiumi molto legati a loro stessi, cioè diventa quasi evanescente tutto quello che diciamo, o sbaglio? Evanescente è la parola giusta. Ti è capitato di azzeccare una parola? Oh. Ti ringrazio. Ieri pure ne avevo detto un'altra giusta. Oh, una parola al giorno, leva il medico di donna. Stai andando bravo. Caspita, è vero. Mi sto esaltando. Mi sto veramente. Sei quasi pronto per te con la biscetta special. Bene, molto bene, molto bene. Lo sai chi c'è? Lo sai chi c'è a Di Maro? Lo sai chi c'è a Di Maro? C'è tanta gente. Mister Pasquale Casale, mister. Ah, buongiorno. Grande, grande Pasquale. Tu sai che quest'anno sarà mio compagno d'avventura a Campagna Sport una rientrée dopo vari anni. Sei contento? Abbiamo un acquisto doc. Mister. Sei contento? Preoccupato. Sei preoccupato? Perché? Io sono preoccupato. Perché? Perché Umberto ormai è diventato un peso massimo, no? Non fisicamente, chiaramente, ma quindi il confronto si migliora, però è tosto. Quindi sei spaventato dal confronto con Chiariello? No, spaventato no, un po', insomma, mi devo, diciamo, mi faccio le chiacchierate con Umberto, è un po' più impegnativo, insomma. Parlare di calcio in maniera leggera è diverso di quando poi si va nella competenza, nei particolari, nell'analisi. Umberto, ti senti di voler rassicurare? Complimento migliore non poteva farmi Pasquale, non ti preoccupare, poi le sciocchezze te le dice tutte quante Peppe Anicelli. Ma povero Peppe, povero Peppe. E allora sono più preoccupato allora. Ma come sei più preoccupato? mamma mia. Quindi Pasquale, ti voglio rassicurare, non ti preoccupare. Guarda che Pasquale è un tanto. Non mi mangio. Pasquale è un tattico straordinario, un osservatore bravissimo. Tra l'altro lui era avanti con i computer quando gli allenatori stavano ancora con la matita e col fogliettino. E così Pasquale. Adesso mi dico, vabbè, io a Coverciano portavo il computer portatile, quando a Coverciano c'erano il cassettone con le ruote, no? IBM. Quando arrivai col Toshiba Toyota, Mini, mi davano del pazzo. Insomma, adesso mi dicono che sono vecchio, antico. Che devo fare? Non azzecco mai i tempi. Nella vita bisogna essere al tempo. Magari sei troppo avanti, troppo indietro, non va bene. Comunque. Senti, che cosa ti aspetti? Allora facciamo così, guardiamo avanti. Che cosa? Poi tanto ci sentiamo diverse volte nell'arco di questi giorni, se ne avrai piacere. Ti chiedo che cosa ti aspetti di vedere in un ritiro dove mancano evidentemente i nazionali, dove manca ancora forse anche un po' di passione, visto che ci hanno detto che sì e no, ci sono 10-15 tifosi in tutta Di Maro per il momento. No, ma io aspetto che gli allenatori, quando mancano i Ibiza, approfittano di questa situazione per mentalizzare il gruppo in generale, no? Anche dal punto di vista tecnico, per capire. A volte la comunicazione
mediata, può essere anche un anticipo per quello che sarà poi il blocco. No, è cascata la linea, in montagna è cascata la linea, capito? Beh, che vuoi fare? Infamità della tecnologia che fa cascare la linea uscito, in montagna. Invece che tu Yodel, è uscito da Yodel, che cosa? Se c'è una cosa che mi manca di è lo strudel, io adoro, io lo strudel di mele lo adoro proprio. Lo strudel di mele, lo strudel di mele. Quanto mi piace. Lo strudel. Buonissimo. Lo strudel di mele. Non tanto lo speck, che pure io preferisco il prosciutto al San Daniele, per esempio, lo trovo un prosciutto straordinario, secondo me solo al Pata Negra. Allora aspetta, c'è questo amico che ti scrive: Chiariello difende sempre De Laurentiis, la verità ha capito De Laurentiis che a Napoli ci sono dei polli da spennare, preparate i soldi per le amichevoli. Mamma mia, con questa mentalità che noi meritiamo la Serie C, non la Serie A, la Serie C, questa mamma è la mentalità mia. Stupida. Mamma mia. I polli da spennare. Ma perché io non ho capito, privati soldi dell'amichevole. L'amichevole, se te la vuoi guardare, te la guardi, se non te la vuoi guardare, non te la guardi. Sono stato sempre contro le amichevoli televisive a pagamento perché creavano una discriminazione tra il tifoso napoletano e gli altri tifosi. Su quello sono stato sempre contrario a questa scelta di De Laurentiis. Trovo assurdo che il tifoso della Juve si vede Juve Manchester a gratis, si va per dire, se paghi l'abbonamento a Sky tu paghi già l'abbonamento, tu ti vedi Juve Manchester nell'abbonamento, ma pagare l'abbonamento e spendere 10 euro per un Chievo Napoli è indecente. Questo lo ripeto, lo dirò sempre, quella scelta di Laurentiis io la boccio in pieno e la continuerò a bocciare sempre, perché non è giusto che solo il tifoso napoletano debba essere discriminato rispetto agli altri tifosi che vedono partite più importanti senza spese aggiuntive. Ma detto questo, il pollo da spennare dove sta? No. Ditemi cosa spende il tifoso napoletano oggi per seguire. Cioè, guarda, la questione è questa: si possono criticare le singole scelte e poi fare un ragionamento di lunga, gittata. Cioè tu dici, allora, su questo aspetto qui secondo me sta sbagliando. Nel complesso non si può dire che stia facendo male. Cioè questo non, allora, significa 19, essere 19, sempre d'accordo con De Laurentiis. Allora 19,99, 20 euro per 12 mesi fa 240 euro. Oggi De Laurentiis, a chi vuole seguire il Napoli, di fatto chiede per interposta persona alias DAZN 240 euro all'anno. Se vuoi seguire il Napoli in campionato spendi 240 euro, in Coppa Italia la vedi gratis, se la vuoi seguire in Europa League devi spendere altri 16 euro al mese su Sky. Per cui alla fine 16 per 12 abbiamo altri 160 più 32, 192, 200 euro. Quindi tu con 440 euro ti segui il Napoli in Italia e in Europa. Questa è la spesa che farebbe chiunque in Italia per una squadra che gioca in Italia e in Europa. Dove stanno i polli? Spiegatemi dove stanno i polli, visto che DAZN ti offre il campionato a 19,90 al mese e che Sky l'Europa te la fa pagare 16 euro al mese. Ci sono altre spese da affrontare. Vuoi comprarti la maglia, vai su Amazon, te la compri, il gadget, vai su Amazon. No, ma tra le altre cose è lo stesso poi di quelli che, cioè lo stesso prezzo delle altre squadre. Ma cosa cambia rispetto, anzi, se vai allo stadio spesso e volentieri trovi prezzi nettamente più bassi di quelli che praticano Juve, Inter, Milan, Roma, Lazio e Fiorentina. Basta che affrontate i prezzi e me ne accorgete. Quando arriva la grande partita internazionale, De Laurentiis vi dà la stangata pesante e là poi ci lamentiamo tutti. Ma al di là di quei casi sporadici, i prezzi napoletani sono assolutamente in linea, se non inferiori a quelli degli altri. Quindi dove sta che De Laurentiis ci spenna rispetto agli altri club? Io mi preoccuperei più di dire che De Laurentiis sta bello in forma, vivo, vegeto e combattivo. Il signor Zhang, senior, si è dimesso dal gruppo Zunino. Ma lo sai che l'Inter deve fare... No, ma forse... A tinte fosche. Ma devono chiedere altri 400 milioni. Roba da matti. Signor Agnellino,
Andreuccio è andato dai suoi cuginetti che lo sopportano a stento, perché là si parla tanto di Lapo Elkan che pigliava la paghetta e che non gli bastava e si è fatto rapire fintamente per avere una paghetta più alta, e va bene, ci sta. Però il signor Andreuccio è andato due volte a fare tu mi dai i soldini che li ho spesi tutti? Ma che hai fatto? Mi sono comprato il giocattolo costoso, si chiama Cristiano Ronaldo, quanto è bellino, e che hai vinto un cazzo, scusatemi la parola, e che hai vinto niente, e che ne fai di questo giocattolino? Ho speso 700 milioni, ti bravo, devo, deficiente, bravo, bravo, ti devo chiedere un pensiero poetico rapidamente, siamo in chiusura. Pensi se un giocattolino eri tu. A domani, stati bene Chiarello, stati bene, statevi bene, stati bene, stati bene. Grazie a Roberto Chiarello, grazie ad Alessandro Montano, a te, a domani. Grazie, grazie ad Alessandro Montano, grazie a tutti voi che ci avete seguito con la solita pazienza e passione. Da domani torneremo a raccontarvi il ritiro del Napoli, vi racconteremo tutte le vicende del calcio italiano, ovviamente con il nostro modo un po' scanzonato di fare. Vi lascio al pomeriggio di Radio Punto Nuovo per quanto riguarda Punto Nuovo Sport Show. Ci ritroviamo puntuali domani alle 13. Ciao.